Buongiorno, buonasera o buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buonanotte. A distanza di tre anni, siamo qui in direzione Pisa Nord. Per chi non lo sapesse, si vada a vedere il nostro vecchio video. Che metterai sotto. Sì, metterò linkato. Il primo video in assoluto sotto. Vediamo se riesco a tenerlo fermo, ok. Ma sei te che sei. Sono io che se si muove, sono io che ho le mani più grandi della testa. Caro Matte, sono passati 3 anni, sì. Siamo di nuovo qua. Bene, tanto sono passati 2 anni da... Sì, dall'ultimo, da Stranger Idiot, che avevamo Stranger fatto Idiot. Questo è il nuovo, primo nuovo video dei Back to the Radio Reborn. Che non sarebbe Reborn? Reborn, fa molto Terminator, tipo Reborn. La rinascita sarebbe tipo ti spiezzi. Spiezzi in due. No, però. E quindi anche oggi vi portiamo, il terzo anno non poteva mancare. Vi portiamo a Lucca, ragazzi, perché noi siamo... Era un modo più simpatico per dire due coglioni. E dico a chi ci sta ascoltando che mi si sono aperte le orecchie da poco, quindi questa è una cosa molto importante, così riesco a sentire di più Matt. Bravo, perché bene. Tu hai un tono della voce molto delicato, molto basso, sì. Quindi bisogna stare lì proprio... Perché mi ovviamente da tossico. Quello sei un tossico. E che dire, beh, strano che ti siano stappate perché non stiamo andando in montagna. Anche adesso. Non siamo andati in montagna, però siamo vicini alle montagne perché lì su, alle spalle di chi ci sta guardando, ci sono le montagne. Che poi vedrete perché fa una solita immagine. Dall'altra parte c'è del fumo che si sta alzando. Una leggera colonna di fumo. Non vi preoccupate perché siamo in zona sicuramente di qualche nativo americano, è evidente. Cosa? Che fa i segnali di fumo. Esatto. E quindi niente, quindi ormai facciamo da mentre il primo anno io ero già venuto a Lucca e Andrea ancora non c'era venuto. Adesso siamo ormai dei ci danno, ormai ci daranno le chiavi della città, ci daranno, esatto, un calcio nel culo, volevo dire, ci faranno non lo so, tante cose. Intanto passa la cura. Ma tanto sto facendo io il video, quindi si sta passando in questo momento. Forza dell'ordine, non vi preoccupate, Andrea guida, io ho le mani libere, quindi assolutamente. E quindi niente, noi adesso stacchiamo. In realtà non si vedono le mie braccia, le mie mani, quindi chissà con cosa sta guidando Andrea. Hai detto le mani in posizione. Bravo. Non si vedono lo stesso, ma chissà 9, cosa sta guidando, paura. 9 e 10, vabbè. Cosa che era giusto. Adesso non sono ancora le 9, ma... No, dico, la posizione delle cose. No, facciamo una prima lezione di guida. Guidiamo con Matteo ed Andrea. Esatto. Impariamo a guidare. Quindi come si guida, Andrea? Sì. Niente, si scala una marcia e si prosegue. No! Qui si guida bene, visto? Come bravo, un applausone. Un like al Capelli che sa guidare bene. Bene. Va bene, io stacco, ci vediamo. Stacchi? Dove stacco, vai? Stacco e vado... Ti prendo una pausa? Prendo una pausa, sì. Con un break. Pausa caffè, va bene. Ti lascio qua, dove c'è proprio il lavatore, quindi velocità e poi dopo... Pausa al caffè potrebbe essere un titolo interessante per una nuova rubrica. Dopo vi faremo vedere il caffè toscano. Il caffè toscano, che poi giusto. Guarda quello quasi. Però va comunque bene. Ragazzi, tanti saluti a tutti, bellissima giornata di non sole. Di non sole, esatto. Però c'è il sole ma non si vede, questa è una cosa importante da dire. È vero. Questi video sono fatti senza l'uso di sostanze stupefacenti, questo dovete capirlo. Perché siamo noi. Sapevatelo, come si dice. Sapevatelo. In italiano. Che siamo noi stupefacenti. Siamo noi stupefacenti, bravo. Questa è bellissima. Ti do. No, mi devi dare l'altra mano. Vediamo. Dai, la do dopo. Quando. Bene, adesso stacco. Ci vediamo direttamente a Lucca, ragazzi. Ciao. Perché non hai una terza mano, vero? Non si può dire. Siamo in fascia protetta. No, non sto parlando di terza gamba. Sto parlando di terza mano. No, terza mano no. Questa poi magari la taglio. Ciao, mangia. Ciao, ragazzi. Need to change the way we live. A wheel has turned. That gasoline, no cheap, not clean. I'm sure you've heard. The earth, she groans beneath our feet. Our footprint burns. Today and said in no uncertain terms, global warming is real and is almost certainly caused
by what we humans do to this planet. Feel the time has come. The sum of many different vibes, the largest sum. Don't take from the more than we earn from fields we run. Allora, siamo qua, abbiamo fatto la mattinata, abbiamo fatto una quest, una prova di The Witcher. Sì, siamo stanchi, siamo abbastanza stanchi. Lui ha fatto 10.500 passi, io 12.200. È strano perché in realtà siamo sempre sempre, quindi non riesco a... No, lui ha barato. Cioè, mi sono distratto. Lui ha tagliato, lui ha fatto, cioè, dei passi più lunghi saltando, balzando, c'è una faccia assurda. Vabbè, così, dai, quindi ragazzi. No, è strano perché Luca probabilmente, non so, tu hai barato mentre ero distratto, hai fatto 2.000 passi e che non è che notato, io ho barato, sei tu che hai barato, che hai fatto meno. Oh, va bene, dai, allora insomma per adesso sembra interessante, faremo un giro anche negli stand. Diciamo perché la cosa invece è stata carina, poi vedrete le immagini. Perché ho il naso rosso? È un riflesso probabilmente. Insomma, poi questa domanda, allora, dovete indovinare da cosa siamo vestiti. Poi lo diremo alla fine del video, quindi scriveteci sotto ai commenti. Lui da cosa è vestito, io da cosa sono vestito. E quindi poi vedete. Vi ho dato, guarda, un... Scoprirete poi intanto. Non dico niente, guarda. Facciamo niente, vai. A dopo, ragazzi. Questo è un'indicazione grande. A dopo. Ciao. So tell your children this could be our Independence Day. Our hands together, it's now or never, with no price to pay. The time has come. The sum of many different thoughts has just begun. We take from her not rightly ours, but loaded gun. Ok, buonasera. Questo è il video finale delle conclusioni. Allora, Andre, una leggerissima pioggia. Leggerissima pioggia e siamo leggermente in controluce, perché il tramonto è de là, signori. Allora, personalmente l'ho trovata, facendola il primo giorno, l'ho trovata un po' meno caotica del solito. Ci girava abbastanza bene, devo dire. In più è stata una, ci è capitata una cosa molto figa. Infatti, sì, io ti tenerò da questo video alla ricerca di Siri. Sì. Che non è Siri, il navigatore della Apple Store. Per cui è praticamente un evento che hanno fatto, visto che a breve uscirà The Witcher, anzi vi consiglio di andare a rivedere il video che ho fatto, ricordo tutto quello che sappiamo sulla serie The Witcher, vi metterò i link, insieme al link del nostro vecchio, dei nostri vecchi ultimi due ulti, il più vecchio anzi, che è molto figo, e che abbiamo fatto la prima volta che siamo venuti insieme, qua sotto nei commenti, no, nei commenti, nell'info. Questa è una cosa carina perché se vi capita di andare nella sezione proprio di Witcher, di vita proprio di Witcher, di Netflix, scritto proprio già in modo sensato, e praticamente vi capiterà di fare una specie di quest, un gioco di ruolo dal vivo in cui dovete cercare anche voi Siri, appunto la principessa Siri, e dovete andare in tre punti in una mappa che vi verrà data, e vi verrà dato anche un oggetto particolare che non vi voglio spoilerare, qualcosa che è tipica dei Witcher ma che vedrete in un'immagine alla fine del video, così dovete vedervelo tutto. E dovete andare in giro e far vedere foto pubblicate taggando Netflix Italia e per girare poi Luca e dovete parlare con dei personaggi, quindi sì, così, gente qualunque vestita da nano o da altre cose, e secondo me è stata una cosa molto carina, non so tu Anna come la pensi. Sì, alla fine da una cosa particolare, devo dire che andateci, io la consiglio, poi vedrete il video, anzi possibilmente l'ho già messo, vedrete il video poi di com'è questo evento, è stata una cosa quasi gratuita, sinceramente non pensavo, è stato molto figo, ve lo consiglio. Per il resto lascio la parola ad Andre, no, dimmi tu cosa ne pensi. Sicuramente meno caotico dell'ultima volta, e quindi diciamo che è stata come sempre molto bella come esperienza, diciamo che andare durante la settimana è stato sicuramente molto più, sì, ha giocato bene, più tranquillo, diciamo. Sì, decisamente, per chi ha la possibilità lo consiglio, soprattutto al primo giorno il clima ci ha assistito, non
vabbè, qualche un'oretta alla fine nel pomeriggio, però per il resto che ho piovuto, però per il resto si è vissuto bene, direi. Un bel ritorno dopo un anno di assenza. Esatto. E dopo anche questo ritorno un po' di back to the radio nostra, per non lasciarmi insomma a bocca asciutta, comunque non siamo ancora vivi, non ci hanno rapito gli alieni, ecco, no, questo no, no. Comunque vogliamo lavorare, stiamo lavorando, chissà, vi terremo comunque aggiornati, diciamo. Intanto speriamo che questo video vi sia piaciuto, comunque vi terremo aggiornati su futuri progetti. Vi state sul nostro canale, seguite la nostra pagina Facebook. E niente ragazzi, io vi saluto, io e Andrea vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, buona serata. Damage has been done.